Avevamo cominciato il nostro servizio su un set. Ora entriamo in un altro set. Qui si sta girando un film dal curioso titolo, Casotto. C'è Ugo Tognazzi, ci sono Mariangela Melato, Paolo Stoppa, Gigi Proietti e addirittura la bambina prodigio di Taxi Driver, Jodie Foster. Il regista è Sergio Citti, allievo di Pasolini e autore di due film personalissimi, Ostia e Storie scellerate. È un regista naif, apparentemente candido, che ha l'aria di scoprire sempre il cinema e di meravigliarsene. Dato che io quando faccio le cose le faccio nei ricordi, perché i ricordi secondo me è l'unica cosa sincera, non possiamo essere falsi con i ricordi. E ho fatto una cosa un po' come un ricordo e quindi ricordo un posto così, è un casotto fatto così. E in questo casotto cosa succede? Succede queste storie che poi sono quasi la stessa storia, che è un po' delle cose più semplici e più banali della vita, che tutti le nascondono perché si vergognano di queste che loro chiamano difetti, invece penso che siano pregi, perché ci si potrebbe ridere su queste cose. E queste cose purtroppo le persone le ammettono, coscientemente o inconscientemente, o le sentono soltanto quando stanno nel gabinetto di casa propria. Però fare un film tutto dentro un gabinetto era un po' complicato perché era piccolo. E quindi ho scelto un casotto dove la gente si spoglia. Nel momento che sta nel casotto, che un po' si spoglia, è come se stasse al gabinetto di casa propria. Nel momento che sorte dalla porta, un fatto che io non farò mai, cambia, ricambiano tutti questi personaggi. È meglio, no? Senti, mi è stato detto che il salò era stato pensato per te, è vero sì, o no? Sì, l'avevo cominciato a scrivere io. E come mai non l'hai fatto? Perché per me era poi difficile difenderlo, insomma. Come avrei fatto io a difendere il salò? Non avrei potuto farlo così bene come l'ha fatto Pierpaolo. E tu rimani sulla sotto? Uscendo di campo e rientrando un minuto dopo, cominciando a dire Gesù non ti ha seguito per voi. E adesso sono andato a bruciare il cuore e qui Ma come sei riuscito a mettere insieme tutti questi attori? Ma sai, queste sono cose che a me mi sfuggono, cioè come funzionano in verità. Io l'ho fatto sullo slancio credendo un po' alla simpatia, all'amicizia, che conoscevo un po' così qualche attore, gli ho accennato la cosa e loro mi hanno detto sì, la facciamo perché ci piace, molto divertente l'idea e l'hanno fatta. Ma è vero che loro prendono pochi denari? Sì. E partecipano quindi al, sì, anche agli, tutti in casa? Sì, credo che sia la prima volta in Italia che non sia mai successo, no? Intanto non è la prima volta che faccio questi tipi di cose, anche se il pubblico lo sa, non voglio per questo sembrare una Giovanna d'Arco, ma io trovo sia molto giusto, per dire, si rischia per qualcosa, si rischia insieme, attori, produttori, regista, non avviene molto spesso, insomma, ma quando succede sono ben felice di esserci. C'è qualche cosa che vorresti fare ad ogni costo e che non hai fatto? Ma ancora no. Ancora no. Cioè quello che hai fatto era esattamente quello che sì. Volevi fare? Sì, quello che viene, ma che voglio fare? Tocca fare quello che viene. È inutile accorarsi per cose che non ci stanno. Non ci penso nemmeno. Quindi. E andrà bene? Speriamo, io so. Stanotte mi sono sognato di sì. Allora, è questa la conclusione? Bisognerà andare a cercare nel libro dei sogni il futuro del nostro cinema? In tanta confusione almeno un punto è sicuro. I giovani registi non sono poi tanto arrabbiati, non lo sono più. Vogliono fare un cinema senza aggettivi, né militante né contestatore. Se questo sia un flusso o un riflusso, si vedrà dalle opere, che possono essere anche molto diverse dalle intenzioni. Sergio Citti, tuttavia, ha già riassunto, con una sorta di buonsenso popolare, una filosofia assai realistica. Bisogna fare quello che viene, è inutile cercare quello che non c'è. Fuoco eterno!
Se tu mi ti domandano, io ti ricordo. No!